conferenza in cui avremo il seminario scientifico, la lettura del professor. Ok, ci dice che il webinar viene registrato. Sei d'accordo, Giuseppe, vero? Assolutamente sì. Benissimo. Allora, il professor Giuseppe Lippi, devo dire che mi fa molto piacere non solo di averlo invitato, ma soprattutto di averlo qui tra di noi e soprattutto di presentarlo brevemente alla vostra attenzione, anche se nel campo della medicina di laboratorio egli è assolutamente molto conosciuto già. Egli è professore ordinario di biochimica clinica e biologia molecolare clinica all'Università di Verona, dove ha svolto la maggior parte, eccetto i periodi in altri laboratori, sia italiani ma anche e soprattutto esteri, e ha svolto, dicevo, tutta la sua carriera accademica dall'assegnista di ricerca fino a professore ordinario all'Università di Verona. Deriva da una scuola molto nota di medicina di laboratorio di Verona, il professore Zotti, il figlio d'arte, quindi dal professore Lippi, che è stato una pietra miliare della medicina di laboratorio, mi piace ricordarlo, anche in sua presenza nel Veneto, in tutta Italia, oltre che all'estero. E qui abbiamo il figliolo Giuseppe, che è allievo anche del professore Guidi, che è andato da pochi anni in pensione. Bene, detto questo, vorrei dire che il curriculum di Giuseppe Lippi è uno dei migliori nel campo della medicina di laboratorio, e non solo in Italia, ma anche all'estero. Dal punto di vista dei suoi achievement scientifici e culturali, egli veramente ha pochi competitori, perché l'insieme dei suoi meriti mi porterebbero a spendere un sacco di tempo e a togliere tempo alla sua relazione, che invece mi aspetto essere interessante sicuramente. Egli ha svolto attività accademica nel campo della didattica e della ricerca scientifica molto intenso, come dimostra la sua grande messe di pubblicazioni scientifiche, quasi tutti su riviste impattate, su PubMed, su Scopus, eccetera, e ha raggiunto parametri aritmetici, come suol dirsi, di una numerosità veramente eccellente, con un impact factor che arriva ad alcune migliaia e con un IRSC che arriva minimo da 70-75 nelle classifiche più basse fino a più di 100. Per quello che riguarda le altre attività, ha vinto progetti di ricerca, ha svolto attività nazionale e internazionale, che dirò tra un secondo, è editorialista di una gran parte dei giornali e delle riviste più scientificamente impattate, e quindi è membro di board di numerose riviste scientifiche e in alcuni casi anche associate editor, perlomeno in 6-7 casi. Ha svolto anche attività di peer review, e quindi, diciamo, mi fermo solo per ricordare, solo ricordando ulteriormente, che egli è segretario della Società Europea, della Federazione Europea di Medicina di Laboratorio e di Biochimica Clinica, e invece a livello mondiale, ultima chicca, è quella di essere il coordinatore mondiale del gruppo di studio del COVID, sulla malattia COVID-19, non da SARS-CoV-2. E egli proprio di questo argomento oggi ci parlerà, lo ringrazio moltissimo, e ci farà un excursus che mi diceva un po' scherzosamente prima potrebbe arrivare a 4 ore, ma che in realtà si fermerà sui 50 minuti, perché anche io vorrei che ci fosse fosse lasciato del tempo per eventuali interventi dagli ascoltatori. In particolare voglio significare che l'apertura avverrà alla fine, quando io ringrazierò il professore Lippi della sua relazione, e basterebbe per gli intervenuti, appena apriamo i contatti che il nostro tecnico si pregerà di fare,
mettendo la manina al fianco del proprio nome. Quindi questo lo voglio dire subito e ricordare a tutti gli assenti, gli intervenuti, perché così potrò permettermi di dare la parola per eventuali domande, commenti o altro, e che speriamo, insomma, si possono sicuramente avere e organizzare nell'ambito dei 15-20 minuti successivi. A questo punto, nel ringraziare ancora Giuseppe di essere qui tra noi a tenerci questo seminario, relazione, gli do senz'altro la parola. Grazie Giuseppe. Grazie Franco. Io devo, prima di cominciare, devo chiaramente ringraziare il professor Salvatore per questo invito, perché è veramente, oltre che un piacere, è veramente un privilegio poter fare questo seminario. Sono un po' imbarazzato per certi versi, perché una parte del seminario, come voi ormai avrete ben capito, verterà necessariamente sulla biologia molecolare, per cui andare a parlare di biologia molecolare a casa di chi l'ha inventata è sempre un po' un problema, per cui mi perdonerete se magari per qualche verso magari andrò un po' rapido su alcuni concetti. Volevo cominciare adesso, allora condivido lo schermo. Mi confermate che vedete lo schermo? Sì, confermato. Perfetto, benissimo. Confermato, molto bene. Allora, io volevo suddividere fondamentalmente questo seminario, che come diceva il professor Salvatore, vorrei più o meno mantenere all'interno dei 40-45 minuti, in tre ambiti sostanziali. Il primo è un ambito biologico, in cui dare alcune premesse che ritengo siano fondamentali sulla struttura biologica e biochimica del virus, perché questo poi ci spiegherà molte cose, sia dal punto di vista clinico che dal punto di vista diagnostico. Poi un breve excursus sulle caratteristiche cliniche, almeno quello che fino ad oggi abbiamo imparato a conoscere di questo virus, che faccio ammenda fin da subito, devo ammettere in tutta sincerità, io ancora ho molti dubbi. Siamo partiti che non ne sapevamo nulla, ma dire che adesso sappiamo tutto mi sembra, come qualcuno spesso e volentieri fa in televisione, mi sembra quantomeno improvvido. E poi la terza parte sarà quella più prevalentemente inerente alla medicina di laboratorio, suddivisa tra l'aspetto della diagnostica vera e propria dell'infezione da SARS-CoV-2 e tutte le attività di laboratorio correlate, così come la valutazione prognostica e la valutazione della risposta immunitaria, con un aspetto particolarmente, con un focus particolarmente ad hoc per quanto riguarda i vaccini. Consentitemi di cominciare con questa diapositiva che ritengo sia molto importante per tutta una serie di considerazioni che poi possiamo fare a corollario. Cioè, quando parliamo di coronavirus disease 2019, cioè di Covid-19, dobbiamo aver ben chiaro che questa patologia, che ufficialmente è cominciata il 17 novembre del 2019 con una diagnosi di polmonite atipica nella città di Wuhan in Cina, ma che molto probabilmente, questo lo sappiamo quasi per certo, è cominciata mesi prima, in realtà rappresenta solamente, che noi sappiamo, la terza forma di esplosione infettiva di patologia da coronavirus che abbia colpito il genere umano in termini di questa gravità, perché è stata preceduta, come vedete, da quella che ormai abbiamo imparato a conoscere, si chiama SARS, cioè la Severe Acute Respiratory Syndrome, nel 2002 e nel 2003, che si è verificata grosso modo in un'area geografica sovrapponibile a quella in cui si ritiene sia iniziata il Covid-19, ed è stata seguita, come vedete, circa 10 anni dopo dalla Middle East Respiratory Syndrome, cioè dalla MERS, che invece è esplosa nel, come dice il termine stesso che identifica la patologia, nei paesi arabi attorno al 2012. Quindi, come vedete, queste pandemie, in realtà non si tratta di pandemia per quanto riguarda la SARS o la MERS, ma di esplosioni infettive localizzate da coronavirus, in realtà si sono succedute in maniera abbastanza frequente nel corso degli ultimi anni. E questo, vi devo dire in tutta sincerità, almeno personalmente non mi fa stare per nulla tranquillo, perché se questo succedersi di eventi così ristretto ha una logica, e una logica ce l'ha, cioè di una promiscuità, e come vedremo poi
facendo alcune considerazioni sulla patogenesi, sulla origine zoonotica di questa infezione, è verosimile che questa promiscuità che si sta sempre più accentuando tra alcune specie animali e l'uomo lasci presagire che molto probabilmente non siamo alla fine di queste epidemie da coronavirus, ma il Covid-19 rappresenta solamente la terza espressione. Certo, da questo abbiamo imparato molto e quindi è auspicabile che almeno per il futuro qualche cosa in più riusciremo a fare per evitare che poi questa epidemia diventi una vera e propria pandemia. Una indicazione di ordine generale per quanto riguarda la tassonomia, il termine Covid-19, come molti di voi ovviamente sapranno, si riserva esclusivamente alla patologia, cioè coronavirus disease 2019, mentre per identificare l'agente patogeno si identifica con il termine di SARS-CoV-2, che è un acronimo che l'International Committee of Taxonomy of Viruses ha riservato a questo patogeno denominato Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Perché coronavirus 2? Perché, come voi vedete in questa diapositiva, non è il primo, in quanto lo vedremo anche poi nelle diapositive seguenti, ha molte analogie strutturali con il coronavirus che l'ha preceduto, cioè il virus della SARS, che viene identificato in questo ambito con il termine di SARS-CoV-1, e appartiene, come vedete, ad una famiglia generale di coronavirus, i quali si suddividono in alfa, beta, gamma e delta. Quelli che ci preoccupano di più sono i beta coronavirus, perché sono quelli che di fatto hanno dato origine a delle zoonosi particolarmente patogene per l'uomo, ricordiamo quello che dicevo prima, cioè la SARS, la MERS e oggi il Covid-19, mentre tutti gli altri coronavirus che vedete rientrano soprattutto nell'ambito degli alfa, dei gamma e dei delta coronavirus, sono dei virus che possono in realtà provocare una serie di patologie estremamente blande, per lo più patologie delle alte vie respiratorie sotto forma di raffreddore, tosse, mal di gola, oppure possono dare alcuni corollari sistemici, come ad esempio la febbre e il malessere generale, però di fatto sono patologie estremamente blande che si risolvono spontaneamente da sole e che in genere non necessitano nemmeno di terapia. Quelle che hanno fatto eccezione ovviamente sono quelle scatenate dal SARS-CoV-1, che è stata la SARS, quelle scatenate dal MERS, che è stata appunto dal MERS-CoV, che è stata appunto la MERS, e quella di cui stiamo parlando proprio adesso, che è quella scatenata dal SARS-CoV-2. La struttura del SARS-CoV-2, vedete, questa è un virus a filamento singolo di RNA, viene il suo genoma è abbastanza grande, perché è lungo circa 29 migliaia di paia di basi, e questo ha delle ripercussioni molto importanti, lo vedremo poi quando parleremo della sua capacità di mutare, e vorrei in questo ambito porre la vostra attenzione soprattutto su 5 geni particolari. Sono i geni che codificano per le proteine strutturali, perché questi avranno dei riflessi sia clinici che diagnostici molto importanti. Quindi il gene S, che codifica per la spike protein e che contiene al suo interno quello che si chiama l'RBD, cioè il receptor binding domain, cioè il sito di legame del virus al recettore umano, che poi impareremo a conoscere quale sia, il gene che codifica per l'envelope, cioè per l'involucro, il gene che codifica per le proteine di membrana, il gene che codifica per il nucleo capside, cioè la proteina che avvolge di fatto il filamento di RNA. Poi, come vedete, ci sono questi 3 geni che sono altrettanto importanti, cioè l'ORF7, 8 e il 10, che codificano per l'RNA dipendente, l'RNA polimerasi e RNA dipendente, che è fondamentale per la replicazione del virus una volta che esso è penetrato all'interno delle nostre cellule. La proteina più importante, sicuramente in termini clinici, del virus è la proteina spike. È una proteina comune a tutti i coronavirus, per quanto riguarda ovviamente la sua struttura macroscopica e per quanto riguarda grosso modo la struttura biochimica. È rappresentata, come vedete, da un trimero, cioè sono 3 dimeri che si associano alla superficie, poi lo vedremo meglio nella diapositiva successiva, ma che si associano alla superficie della cellula e che quindi sono formate, come vedete, da 3 protomeri. Ovviamente ognuno di questi protomeri contiene al suo interno un receptor binding domain, che è, come si diceva prima, il punto mediante il quale il virus è in grado di ancorarsi alla superficie delle cellule. Questa è la struttura, vedete, da micrografia tridimensionale del virus a micrografia elettronica. È ovviamente
ovviamente tondeggiante come tutti i virus, ha un diametro che in genere è compreso in media attorno ai 91 nanometri e alla sua superficie, come vedete, sono presenti in media 24-25 di queste SARS, di queste spike protein. Vedete, le SARS protein sono queste che vengono identificate in micrografia elettronica dai quadratini rossi e, come si diceva, alla superficie del virus ce ne possono essere in media attorno a 24-25. Questo articolo è uscito, devo dire, dal mio punto di vista è molto interessante, è uscito domenica, cioè due giorni fa, e rappresenta sostanzialmente, pubblicato su PNAS, quindi una rivista di tutto rispetto, rappresenta sostanzialmente una stima in termini molecolari di quello che è il patrimonio virale che ogni soggetto ha al suo interno, e si stima quindi che in seguito all'infezione da SARS-CoV-2 ogni soggetto, a seconda di vari aspetti, aspetti fenotipici, aspetti biochimici, aspetti biologici, ma possa contenere al suo interno da 1 a 100 miliardi di particelle virali. E la cosa estremamente interessante è che se noi le sommiamo tutte queste particelle virali, ebbene questo virus, questo maledetto virus, ci provoca una patologia gravissima solamente essendo presente al nostro interno in 100 microgrammi, che tanto per capirci è un termine di dimensione, un termine di peso che è inferiore a quello di un seme di papavero. Tenete presente che se noi consideriamo oggi la diffusione epidemiologica di SARS-CoV-2 nel mondo e sommiamo quindi tutti i soggetti colpiti dal virus per la quantità di virus che portano al loro interno, sicuramente tutto il virus nel mondo, in tutto il mondo, occupa meno di 10 kg. Quindi questa pandemia terribile, questa distruzione che il virus sta operando in termini clinici, in termini economici, in termini societari, sono sostenuti solamente da 10 kg di virus in tutto il mondo. La sua origine, ecco, io non vorrei dilungarmi troppo in merito all'origine, perché almeno è mia opinione personale che tra 10 anni probabilmente staremo ancora parlando di quale sia l'origine di questo virus, scappato da un laboratorio, creato artificialmente, diffuso dall'uomo, non diffuso dall'uomo. Io onestamente indicazioni precise da darvi in questo momento non ne ho, come non ne ha sicuramente l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quello che noi sappiamo, io vi porterò solamente dati scientifici, non vi farò nessun tipo di congettura, perché poi l'esperienza ci ha dimostrato che fare previsioni con questo virus è una cosa terribilmente improvvida, oserei dire anche poco opportuna. Ebbene, quello che noi possiamo sapere oggi come oggi è che questo virus ha un 97% di omologia, come vedete, da questo virus che si chiama BatCov RATG13, che è un tipico virus del pipistrello, e questo fa pensare, fa supporre con, direi, una buona ragionevolezza che il virus, sicuramente che il SARS-CoV-2 sia originato da un virus di pipistrello, ma poi, come vedete, ha una analogia strutturale che arriva fino al 92-89% con due virus, con due coronavirus che sono patrimonio di un animale che si chiama pangolino, che vedete in questa diapositiva. Io vi devo ammettere che sono dovuto andare su Wikipedia a capire cos'era il pangolino, perché prima dell'emergenza del Covid-19 nemmeno sapevo che esistesse questo animale. Comunque è questo mammifero che vedete che ha un areale che è tipico del sud-est asiatico e dell'area della Cina, e come vedete con questo virus ancestrale del pipistrello e con il virus del pangolino, questo SARS-CoV-2 ha un'omologia strutturale abbastanza elevata, che come vedete soprattutto per quanto riguarda il virus del pangolino, che si chiama 2019 Guangdong, ha il 97% di omologia nel receptor binding domain, cioè nel sito recettoriale con il quale il virus si lega alle cellule dell'ospite. Questo ha fatto supporre che l'origine ancestrale del virus sia sicuramente un virus di pipistrello, ma che probabilmente ci sia stato un processo di ricombinazione intermedia all'interno di questo ospite intermedio che è appunto il pangolino. Ci tengo a farvi notare come, per quanto riguarda l'omologia strutturale con il vecchio virus della SARS, cioè quello che oggi si chiama SARS-CoV-1, l'omologia strutturale nel receptor binding domain sia solo del 50%, il che vuol dire che molto probabilmente questo virus non origina dal SARS-CoV-1, ma origina da un virus completamente indipendente che, come si diceva, potrebbe essere questo virus di cui si parlava prima. Badate bene che il fatto del passaggio in una specie intermedia, allora tutti i coronavirus originano dal pipistrello, questo lo sappiamo. Purtroppo, come dicevo prima, l'areale del pipistrello ormai si sta sovrapponendo all'areale dell'uomo e dei suoi animali domestici.
classici. E quindi purtroppo la possibilità che questi virus di pipistrello, questi coronavirus di pipistrello, poi tramite meccanismo di spillover, quindi di trasmissione zoonotica, arrivino all'uomo, diventa sempre più frequente. Quello che è successo con la SARS del 2002 è che dall'originario virus di pipistrello si è passati allo zibetto e poi all'uomo. Per la MERS, l'ospite intermedio a partire dal pipistrello è stato verosimilmente il dromedario. Per la SARS-CoV-2, questo era il termine con cui è stato identificato originariamente, oggi lo chiamiamo SARS-CoV-2, molto probabilmente, come si diceva prima, il virus intermedio, l'ospite intermedio è stato il pangolino che poi ha trasmesso il virus all'uomo. Come questa trasmissione sia accaduta, oggi come oggi possiamo solo ipotizzarlo, per cui non esistono dati certi, ma come vi dicevo prima è molto probabile che questo virus in qualche modo abbia infettato l'ospite intermedio, che è il pangolino abbia infettato il caso indice, che noi non identificheremo, non saremo mai in grado ovviamente di identificare, cioè non sapremo mai qual è stato il primo caso umano da cui il pangolino ha trasmesso questo virus mutato all'uomo. All'interno di questo index case, come poi vedremo, il virus ha subito una serie di processi di ricombinazione, per cui si è trasferito ad una nicchia ristretta di popolazione, all'interno della quale il virus, a forza di ricombinazione, è diventato quello che oggi conosciamo, il SARS-CoV-2, e che poi ha dato origine alla pandemia che purtroppo ancora oggi stiamo affrontando. Lungo tutto questo processo di trasferimento del virus, ovviamente la capacità di virulenza, cioè la capacità di infettare, e la capacità patogenetica, cioè la capacità di fare ammalare l'uomo, è andata, come voi potete chiaramente immaginare, amplificandosi. Vi faccio vedere questa diapositiva perché quando questo articolo fu pubblicato, ma furono pubblicati molti altri anche in precedenza, nel luglio del 2020, molti scienziati, per ovvi motivi non vi riporto i nomi, ma molti scienziati in televisione si sprecarono dicendo: questo coronavirus non muta, non ci fa nessuna paura, perché così è comparso e così finirà. Ovviamente chi un pochettino di questo virus ne capiva, soprattutto alla luce del fatto che, come vi ho detto, è un virus molto grande, ha 29 migliaia di paia di basi e soprattutto ha un RNA polimerasi RNA dipendente, che non è perfetta ma commette molti errori durante il processo di replicazione, ovviamente non poteva che fare un urlo alla mucca, cioè dicendo: ma com'è possibile che degli eminenti scienziati possano affermare una cosa che è contraria a qualsiasi evidenza scientifica, soprattutto contraria al buon senso. Contraria all'evidenza scientifica, perché come vedete poi pian pianino si sono succeduti gli articoli scientifici che ci hanno dimostrato, come ad esempio questo, ti faccio vedere questo, ma ce ne sono moltissimi altri, questo è uno di quelli sicuramente fatti meglio, in cui ci dimostra come le varianti intra-host, cioè la capacità del virus di dare origine a varianti all'interno dello stessa persona, dello stesso ospite, sia in media di 4. Cioè ognuno di noi produce 4 virus diversi, tanto per intenderci. Ma come vedete la forbice di varianti è estremamente ampia, ci sono dei soggetti che non producono varianti, ma ci sono dei soggetti che addirittura ne producono 51. Quindi l'ipotesi, come è stata fatta, come è stata avanzata a luglio del 2020 in questo articolo, che il virus non muti, è assolutamente infondata. E poi, come sappiamo dall'emergenza delle varianti quelle che si chiamano oggi le variant of concern, cioè le varianti di particolare preoccupazione, è stata totalmente smentita dai fatti. Alcuni aspetti di carattere epidemiologico. Il tempo di incubazione. Tempo di incubazione medio oggi si stima essere grosso modo in 5 giorni dall'infezione, ma come vedete è estremamente variabile la forbice di comparsa dei sintomi. Se noi ci basiamo ad esempio sul 95esimo percentile, i sintomi possono cominciare a comparire da 2 giorni dopo l'infezione, ma possono estendersi fino a 14 giorni dopo l'infezione. Questo vi spiega perché la quarantena di fatto ancora oggi in genere la si sposta dai 10 ai 14 giorni a seconda delle varie norme a cui ci si attiene. L'R0, che cos'è l'R0? È il numero di riproduzione, cioè tanto per spiegarlo banalmente, senza voler entrare nel merito di affermazioni alquanto ilari che sono state prodotte nel corso di
questi 16 mesi di pandemia, l'R con zero è la capacità del virus, la capacità di un soggetto infetto di infettarne altri. E di fatto oggi sappiamo che l'R con zero del SARS-CoV-2 è attorno a 3, cioè di fatto una persona mediamente è in grado, in assenza di qualsiasi altro presidio di protezione, è in grado di infettarne altre 3. Con i presidi di protezione l'R con zero diventa R con T, cioè una volta che vengono messe in atto tutte le misure fisiche di protezione che voi sapete ormai, non vorrei spenderci troppo tempo, ma è il distanziamento sociale, l'igiene delle mani, l'utilizzo delle mascherine e via dicendo, questo R con zero diventa un R con T, ma ecco, ricordiamoci che in assenza di questo tipo di protezione ovviamente ogni soggetto infettato è in grado a sua volta di infettarne altre. Anche per quanto riguarda i meccanismi di diffusione del virus, non vorrei dilungarmi troppo perché ormai credo che siano noti alla maggioranza, e cioè sappiamo che oggi esistono due principali meccanismi di diffusione. Uno è la diffusione mediata dall'aria, sia tramite la diffusione all'interno delle droplets, cioè quelle goccioline di saliva al cui interno il virus si annida, ma soprattutto questo, che è stato un aspetto che è stato per certi versi sottovalutato, se non addirittura banalizzato all'inizio dell'epidemia, il virus, ricordiamocelo bene, si propaga anche tramite aerosol. Questo ci spiega perché oggi come oggi il 99,9% dei contagi, e questi sono dati scientifici certi, si sono manifestati all'interno di stanze chiuse, cioè all'interno di locali chiusi, non all'esterno. Le diffusioni di contagi all'esterno sono stati solamente lo 0,1%. La famosa partita che è stata tanto criticata tra l'Atalanta e il Valencia, che sembra abbia innescato poi l'epidemia drammatica che tutti sappiamo ha colpito la Lombardia, non è stata, la diffusione del virus non è stata durante la partita, è stata durante il viaggio in autobus, che ha portato i vari soggetti infetti allo stadio di San Siro, dove la partita si è svolta. Quindi, ecco, ricordiamocelo bene questo, cioè il virus colpisce prevalentemente all'interno dei locali chiusi e non colpisce solamente tramite droplets, ma può colpire anche tramite aerosol. Poi c'è il discorso del contatto, ovviamente questo è abbastanza ovvio, perché se un soggetto emana delle particelle, delle goccioline di saliva che si depositano sui vari oggetti e poi un altro soggetto non infetto ci va a mettere le mani sopra e si porta il materiale infetto agli occhi, alla bocca, al naso, è evidente che il rischio di infezione diventa elevatissimo. Ricordiamoci anche, questi sono dati che sono stati pubblicati 2 giorni fa, la possibilità di contagio all'esterno, come abbiamo detto, è minima, perché la sopravvivenza del virus in una superficie esposta ai raggi solari è di meno di 1 minuto. Cosa vuol dire? Vuol dire che il materiale infetto, in piccola quantità ovviamente, non stiamo parlando di un espettorato, stiamo parlando di piccole goccioline di saliva alla superficie, esposto alla superficie di un materiale esposto ai raggi solari, la capacità di resistenza è meno di 1 minuto. Non parliamo poi della sabbia, dove la temperatura è già talmente rovente che nel momento in cui la saliva dovesse toccare la sabbia, il virus ovviamente muore perché non resiste a quella temperatura. Come entra il virus all'interno delle nostre cellule? Brevemente, il recettore, ma ormai abbiamo imparato a conoscerlo, il recettore che media l'ingresso del SARS-CoV-2 all'interno delle nostre cellule si chiama ACE2, cioè Angiotensin Converting Enzyme 2, è un recettore che è presente alla superficie di moltissimi tipi di cellule, ma soprattutto i 2 tipi di cellule entro le quali il recettore utilizza come cavallo di Troia per penetrare all'interno del nostro organismo sono gli pneumociti di tipo 2 e le cellule nasali, alle quali il virus si aggancia, inizia a riprodursi e poi si diffonde a tutto l'organismo, perché poi, come vedremo, questa non è una semplice patologia respiratoria, ma di fatto diventa una vera e propria patologia sistemica. Ebbene, il virus quindi si lega a questo recettore, alla superficie delle cellule, e necessita però, badate bene, perché la spike protein, che come si diceva prima è la parte proteica che il virus utilizza per legarsi al recettore, è formata da 2 subunità, una subunità S1 e una subunità S2. Il legame recettoriale si effettua a livello della subunità S1, dopodiché questa subunità ha necessità di essere clivata dalla subunità S2 da parte di proteasi alla superficie cellulare, che
che sono soprattutto, vedete, questa proteina che ha un nome praticamente impronunciabile, sembra un codice fiscale, ma di fatto è la proteasi 2 serinica transmembrana, oppure l'altra proteasi che può clivare la subunità S1 dalla subunità S2 è la furina. Ebbene, quando questo clivaggio si è svolto, l'S1, che è quella che lega di fatto il virus all'AC2, diventa inutile, e la subunità S2 è quella che si chiama la subunità vera e propria di fusione, cioè la subunità con la quale poi il virus fonde la sua membrana cellulare con la sua membrana virale con la membrana cellulare e penetra all'interno delle cellule, dove rilascia il suo genoma, il suo RNA, che viene trascritto dall'RNA polimerasi RNA dipendente, utilizzando ovviamente la machinery, cioè l'apparato riproduttivo della nostra cellula, per poi ovviamente formare nuovi virioni, che vedete, questa è una bellissima fotografia che è stata pubblicata, micrografia elettronica che è stata pubblicata dal New England Journal of Medicine, per poi essere aggettato all'esterno, questa è una pneumocita, essere aggettata all'esterno pronta per infettare nuovi virus, nuove cellule umane. Considerate che ogni cellula è in grado di produrre, a seconda della sua capacità di efficienza replicativa, da 100 a 10.000 particelle virali. Quindi immaginatevi quanto devastante sia anche l'infezione di pochissime particelle virali a carico delle nostre cellule. Qual è la situazione attuale? La situazione ad oggi, alle 10 di questa mattina, è la seguente. Cioè, di fatto, ad oggi sono state infettate 173,5 milioni di persone in tutto il mondo, e la mortalità ad oggi è... tasso di decesso oggi è del 2,15%, con 3,735 milioni di decessi. Quindi, se di fatto, ecco, in Italia abbiamo avuto ad oggi 4.234.000 casi con 127.000 decessi, quindi la mortalità globale del Covid è di 2,15%, è leggermente più alta in Italia, 3%, va detto che questa cifra risente soprattutto dell'altissima mortalità che noi abbiamo avuto all'inizio, poi se volete in discussione possiamo anche ragionare su quali siano stati i correlati clinici, biologici, e anche, se vogliamo, di organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, che hanno portato questa mortalità leggermente aumentata rispetto alla media mondiale. Però ecco, una cosa molto importante è dimostrarvi come effettivamente non stiamo parlando di una patologia che sia di fatto più grave della SARS o della MERS. Anzi, perché vedete, il Covid-19 di fatto uccide 5 volte meno della SARS e uccide più di 10 volte meno rispetto alla MERS. Qual è la differenza? È che la SARS e la MERS insieme hanno ucciso non più di 2.000 persone, perché i contagi sono stati estremamente limitati e in parte, se volete, la gravità stessa della patologia che ha determinato l'autocontenimento della malattia. Perché? Perché di fatto il soggetto veniva colpito e moriva, e quindi non aveva la possibilità di trasmettere il virus. Ma soprattutto, a differenza del SARS-CoV-2, il virus che hanno dato origine alla SARS e alla MERS non avevano una significativa trasmissione presintomatica. E questa è stata la chiave di volta che ha innescato questa drammatica pandemia, perché il soggetto colpito dalla SARS diventava sintomatico immediatamente, così come il soggetto colpito dalla MERS, quindi poteva essere isolato. Il soggetto colpito da SARS-CoV-2, come abbiamo visto in precedenza, può rimanere presintomatico per 5 giorni e quindi nei 2-3 giorni precedenti è contagioso, ma non è sintomatico, quindi di fatto non viene identificato. Questo vi spiega perché di fatto oggi siamo arrivati ad avere, come vedete, 173 milioni di persone contagiate, e ovviamente, purtroppo, spiace dirlo, ma non ci fermeremo qua. È certo che, se è pur vero, come vi ho appena dimostrato, che Covid-19 uccide di meno rispetto a SARS e MERS, è anche vero però che Covid-19 uccide 22 volte di più dell'influenza. Quindi andare a dire, come è stato detto anche da qualche eminente scienziato italiano, che in fin dei conti il Covid-19 non è altro che una brutta influenza, ecco, in termini epidemiologici chiaramente questo assunto non ha nessuna prova scientifica. Ce lo riportano anche i dati dell'Istat. Se andiamo a vedere che cosa è successo in Italia durante la prima ondata, vedete che ci sono alcune regioni, purtroppo anche la mia, in cui la mortalità, e questi sono dati assoluti, non sono
si può stare a discutere su questi numeri. La mortalità è raddoppiata. In Lombardia, come vedete, la mortalità è aumentata a marzo del 2020 del 188%, ma come vedete anche una regione come quella in cui vivo io, la mortalità è aumentata del 25%. Quindi, di fatto, come vedete, tutto il nord messo insieme ha avuto una mortalità nel periodo marzo-aprile che è stata quasi doppia, soprattutto nel periodo di marzo, rispetto all'anno precedente. In Italia la mortalità è aumentata del 50%. E fatto salvo che altro non è successo, perché non abbiamo avuto terremoti, non mi risulta che nessuna meteora sia precipitata sull'Italia e abbia causato una catastrofe di decessi, ebbene, ovviamente questa mortalità eccessiva del 49%, grosso modo a marzo, del 34% ad aprile, non può essere che imputabile direttamente o indirettamente al Covid. Direttamente perché sono decessi che il Covid ha provocato, indirettamente perché sappiamo che le conseguenze del lockdown, poi, cioè dell'aver di fatto negato l'accesso a molte persone a screening, diagnosi o terapia, dovute appunto al lockdown, ha causato una mortalità ulteriore. Poi discernere quale sia la mortalità diretta da Covid e quale sia la mortalità indiretta causata dal lockdown sarà impossibile, però di fatto diciamo che le due cose comunque hanno contribuito, come vedete, a causare una mortalità in eccesso particolarmente impressionante. Alcuni cenni sulla patogenesi. A me piace moltissimo questo editoriale che è stato pubblicato alla fine dell'anno scorso da Beth Beckham su questa rivista, che dice Covid-19, noi non abbiamo mai visto niente come questo. È parzialmente vero, nel senso che almeno alle nostre latitudini una cosa del genere sicuramente non si era mai visto. Non è vero in termini assoluti, perché quello che sta facendo il Covid-19 adesso l'aveva fatto anche la SARS, l'aveva fatto anche la MERS e in parte quello che fa anche la dengue. Qual è il problema? Il problema è che è stato sottovalutato, perché sono delle patologie che in paesi come il nostro non sono arrivate. E quindi di fatto un po' sono state sottovalutate, un po' sono state colpevolmente ritenute autolimitate. Cioè una volta che la SARS e la MERS si sono spente, abbiamo pensato che il problema si fosse risolto, e in realtà il problema non si è per nulla risolto. Perché, come vedete, questo è un bellissimo editoriale che è stato pubblicato su Science, e l'editorialista concludeva dicendo: nessuno apparentemente sapeva che cosa era questa patologia, da dove era venuta o cosa si potesse fare per fermarla. E badate bene che questo editoriale è stato pubblicato nel 1919, quando c'è stata la famosa pandemia della spagnola. Che cosa vuol dire? Vuol dire che purtroppo queste pandemie sono ricorrenti e ogni volta, come vedete in questo film paradigmatico, e ogni volta ritornano, che poi ritornino da H1N1, come è stato nel caso della spagnola, o da altre forme di influenza, come ad esempio nel 56-57, o da l'altra epidemia da H1N1 che abbiamo avuto nel 2009, o da pandemia da SARS-CoV-2, come stiamo avendo adesso. Però ecco, è importante sapere che purtroppo queste cose qui ci sono sempre state e, spiace dirlo, ma ci saranno sempre. Alcuni aspetti clinici riguardo alla patologia. A noi è piaciuto suddividere fondamentalmente questa patologia in 5 fasi fondamentali. Perché? Perché sembra che queste 5 fasi abbiano dei correlati clinici estremamente paradigmatici, se non patognomonici, e soprattutto le cinque fasi necessitano di 5 approcci. Ora lo stiamo imparando sempre di più giorno dopo giorno, ripeto, non siamo ancora alla comprensione totale dei meccanismi, ci vorrà ancora moltissimo, però stiamo cominciando a capire che le 5 fasi richiedono 5 approcci terapeutici sostanzialmente differenti. C'è la fase di incubazione, in cui di fatto il soggetto, come vedete, è totalmente asintomatico o paucisintomatico, che può durare, come abbiamo detto, da 2 a 14 giorni, ma in media dura 5 giorni, e in questa fase il soggetto di fatto è infettivo, ma non necessariamente viene diagnosticato, e quindi viene gestito fondamentalmente fuori dall'ospedale, e purtroppo in questo caso il soggetto il più delle volte non viene trattato perché non arriva a diagnosi. C'è la seconda fase, che è la fase polmonare, cioè il virus si localizza prevalentemente all'interno del parenchima polmonare e dà origine a quella patologia che i nostri colleghi radiologi ci hanno insegnato bene a conoscere, che è la polmonite interstiziale, il più delle volte bilaterale, gravissima.
la quale in questo caso è sostenuta prevalentemente dal danno che il virus stesso sta facendo a livello organico. Quindi è il virus che sta facendo in questo caso il danno. E quindi la terapia è una terapia prevalentemente contro il virus e difatti, come vedete, l'utilizzo del plasma convalescente trova il suo massimo impiego, il suo massimo successo in questa fase, così come gli antivirali, perché è in questa fase che la patogenicità intrinseca del virus determina il suo massimo danno. E questo, diciamo, sì, più o meno si manifesta nel 20-30% dei soggetti che vengono colpiti. Purtroppo, in una percentuale variabile dal 2 al 5% dei soggetti, questa patologia scatena una risposta infiammatoria devastante, quella che si chiama la fase proinfiammatoria, che è la terza fase, in cui la polmonite interstiziale diventa, in alcuni aspetti, una ARDS, cioè acute respiratorio distress syndrome, cioè una sindrome da distress respiratorio acuto complicata da una sindrome infiammatoria sistemica, in cui di fatto il nostro organo, in questo caso non è più il virus in sé che è il principale, il primum movens del meccanismo patogenetico, ma è la risposta infiammatoria abnorme che il nostro organismo mette in atto contro il virus a causare la patologia. Ed è qui che la patologia da polmonare diventa sostanzialmente una patologia sistemica. Qui è assolutamente necessaria la ventilazione meccanica, perché compare, come vedete, la sindrome di stress respiratorio acuto, ed è qui, come vedete, in cui comincia a diventare molto importante l'utilizzo dei farmaci antinfiammatori e soprattutto dei farmaci anticoagulanti e antifibrinolitici, perché la conseguenza devastante di questa patologia e che ci fa passare dalla fase 3 alla fase 4 è che questa infiammazione devastante scatena un meccanismo di trombosi, quella che si chiama la tromboinfiammazione, cioè sia a livello polmonare che a livello sistemico l'infiammazione attiva le piastrine, attiva la cascata coagulativa e compaiono dei trombi che, come vi dicevo prima, possono localizzarsi sia a livello delle piccole arterie polmonari, e qui badate bene, diventa particolarmente preoccupante la situazione, perché una volta che i trombi hanno invaso le arterie polmonari, per quanto voi tentiate di ossigenare il paziente, il risultato che ottenete è scarsissimo, perché ovviamente non c'è più circolazione di sangue all'interno del polmone, e quindi anche insistendo con la ventilazione meccanica il paziente non migliora, e quindi volere insistere a tutti i costi con la ventilazione meccanica vuol dire fare ancora più danni, perché l'alveolo a questo punto non è più elastico, è diventato molto rigido dalla trombosi che si è formata al suo interno, e quindi l'effetto finale è che l'alveolo non si dilata a seguito della ventilazione meccanica, ma si rompe, e quindi in questo caso, come vedete, la ventilazione meccanica non è più efficace. In questo caso diventa assolutamente mandatoria, assolutamente determinante la terapia anticoagulante e in alcuni casi addirittura nei casi più gravi, quando ci sia ad esempio la complicazione dell'embolia polmonare, la terapia fibrinolitica. Gli esiti sono di due tipi, ovviamente. Il paziente può rimettersi e non avrò tempo adesso di parlarne, ma se volete possiamo parlarne in discussione, potrà avere delle conseguenze a medio e lungo termine particolarmente gravi, a seconda ovviamente della gravità della patologia che lo ha colpito, oppure, come abbiamo visto, nel 2% dei casi, 3% in Italia, può andare incontro a un decesso. C'è da dire la verità che ad oggi la mortalità nel nostro paese in questo momento è approssimativamente attorno allo 0,7-0,8%. Chi muore? Beh, muoiono sostanzialmente i soggetti anziani. Come vedete, ad oggi queste sono le cifre più aggiornate che ci sono state prodotte dall'Istituto Superiore di Sanità. L'ultimo report ho controllato proprio questa mattina, è del 28 aprile, però il 96% dei decessi sono al di sopra dei 60 anni. Come vedete, c'è una non spiccata, ma comunque una significativa prevalenza nel sesso maschile. Ma quello che è eclatante e quello che ormai abbiamo imparato a conoscere di questa patologia, che poi non è, badate bene, non è assolutamente diverso da quello che succede con la SARS, da quello che succede con la MERS e anche da quello che succede con le forme di influenza più gravi, come ad esempio l'H1N1, è che i morti in assenza di altre patologie sono solo 3%. In presenza di una comorbidità
sono l'11,6%, in presenza di due comorbidità sono circa il 18%, in presenza di tre o più comorbidità diventano il 67%. Cosa vuol dire? Che sono i polipatologici anziani maschi i soggetti particolarmente vulnerabili a questa patologia. E quali sono le, tra virgolette, morbidità più, più frequenti nei pazienti che muoiono per Covid-19? Come vedete, sono sicuramente l'ipertensione, sono il diabete, sono la fibrillazione atriale, sono la presenza pregressa di patologie ischemiche del miocardio, la presenza pregressa di patologie ischemiche cerebrali, lo scompenso cardiaco, la demenza, patologie ostruttive polmonari croniche, la presenza di patologie neoplastiche o di insufficienza renale e, ricordatevi bene, la patologia da sovrappeso e obesità, che è, tra virgolette, l'elemento più preoccupante nei soggetti giovani, perché come vedete di soggetti che muoiono relativamente giovani, cioè dai 30 ai 60 anni, ce ne sono e nella stragrande maggioranza, si è visto ormai dai dati pubblicati dall'Istituto Superiore di Sanità, si tratta per lo più di soggetti in franco sovrappeso, ma soprattutto di soggetti obesi. Bene, finita questa introduzione per quanto riguarda gli aspetti molecolari, gli aspetti biologici, gli aspetti clinici, nel ultimo quarto d'ora, 25 minuti, vorrei soffermarmi brevemente sul ruolo della medicina di laboratorio. Tanto come il professor Salvatore aveva anticipato nella sua generosissima presentazione, io ho la fortuna di essere stato nominato dalla IFCC, cioè della Federazione Internazionale di Chimica Clinica, coordinatore di questa task force specifica che è stata fatta dall'IFCC sul Covid-19, che ha prodotto molte cose, alcune ve le farò vedere nella parte successiva di questa presentazione, e che ha in programma di produrne altre, sperando poi che magari pian pianino questa situazione tenda progressivamente a migliorare nel corso del tempo. Una nota preliminare: perché la medicina di laboratorio è così importante in Covid-19, come del resto ormai oggi sappiamo praticamente per ogni patologia umana? Perché ha un ruolo fondamentale nell'ambito diagnostico, perché ci consente di fare sia lo screening che la diagnosi di questa patologia. Ha un ruolo fondamentale per quanto riguarda poi la valutazione sierologica o l'immunità o la valutazione dell'immunità cellulo-mediata, di cui magari parlerò brevemente, ma riveste ancora ad oggi alcuni problemi, per cui non possiamo considerarla oggi come oggi routine, almeno per quanto riguarda i nostri laboratori. E poi per quanto riguarda, come abbiamo visto, il monitoraggio biochimico del paziente, visto e considerato che purtroppo questa, ormai l'abbiamo capito, non è una patologia polmonare, è una patologia sistemica, e quindi tutti gli indici che ci consentono di valutare il funzionamento del nostro organismo e l'eventuale danno organo o multiorgano rappresentano essenziali per la valutazione prognostica del paziente. Come si fa la diagnosi? La diagnosi, badate bene, questo è un documento che è stato prodotto l'11 settembre 2020 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e ad oggi non ha avuto nessun update, quindi ci stiamo ancora riferendo per l'aspetto diagnostico a questo documento. Come vedete, la definizione di caso confermato di infezione da SARS-CoV-2 secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità è solo ed esclusivamente un aspetto laboratoristico, perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, ci dice che un caso confermato è una persona che abbia una diagnosi confermata di laboratorio di Covid-19. Che cosa vuol dire una diagnosi confermata di laboratorio? Vuol dire che si è provata mediante, di fatto, l'utilizzo di tecniche di biologia molecolare, soprattutto la PCR, la reverse transcription PCR, consentitemi, lo sapete meglio di voi, utilizzerò l'acronimo da qui in poi anche per essere più veloce. La Real-Time Reverse Transcription, PCR, Polymerase Chain Reaction, è la tecnica che ancora oggi l'Organizzazione Mondiale della Sanità ritiene come tecnica di riferimento per la definizione diagnostica della malattia da coronavirus 2019. È importante ricordare che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che non basta l'identificazione di un singolo gene, ma bisogna che il metodo che mettiamo in atto abbia come minimo due target genetici per poter essere considerato
considerato pallido e, come vedete, non si esprime per quanto riguarda il target molecolare, in quanto ci dice che almeno due tra questi quattro geni, cioè tra gene N, tra gene E, tra gene S o tra i tre geni che codificano per l'RNA polimerase RNA dipendente, possono essere utilizzati come target per, le, per il, l'S, cioè per il metodo che viene utilizzato in termini in termini molecolari. Le indicazioni che abbiamo dato come IFCC in questo documento sono più o meno sovrapponibili a quelle dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Abbiamo detto, abbiamo aggiunto alcuni aspetti, cioè abbiamo dato delle indicazioni, cioè quali siano i soggetti che possono essere, che diciamo auspicabilmente dovrebbero essere sottoposto a screening con tecniche molecolari, e sono ovviamente soggetti che si presentino in, in, con una sintomatologia suggestiva, soprattutto all'interno di 14 giorni dalla comparsa di sintomi, perché dopo 14 giorni, come vi farò vedere, si rischia di incorrere in falsi negativi per quanto riguarda le tecniche molecolari, e esse possono essere estese, come vedete, alla valutazione di soggetti che siano sia sintomatici che presintomatici o debolmente sintomatici, o soggetti che abbiano avuto un'esposizione nota a casi che siano già stati preventivamente diagnosticati come casi positivi per Covid-19. Per quanto riguarda poi l'aspetto dello screening, come vedete, possono essere utilizzate sicuramente le tecniche molecolari anche come, come tecniche di screening in determinati contesti, che vedete riportati in questa diapositiva, che ad esempio prima di essere sottoposti a tecniche chirurgiche, prima del parto, prima dei viaggi, prima di essere rilasciati dall'ospedale, prima di ritornare a scuola e via dicendo. Un aspetto molto importante, ovviamente non lo devo dire a voi perché voi siete voi che lo insegnate a me in questo caso, ma lo dico se, come il professor Salvatore mi ha detto, ci saranno anche dei soggetti, anche dei colleghi che non sono del CENGE, quindi magari non hanno familiarità con le tecniche di biologia molecolare. Fondamentalmente il risultato che la tecnica molecolare dà è il cycle threshold, cioè il ciclo di amplificazione. E è pertanto evidente che il ciclo di amplificazione è inversamente proporzionale alla carica virale del campione, cioè tanto maggiore è la carica virale, tanto minore sarà il ciclo di amplificazione che noi dovremmo sottoporre quel campione prima che diventi positivo. Qual è il limite di infettività? È una bella domanda. Ad oggi purtroppo non abbiamo ancora delle informazioni precise e, come vi dirò poi nelle diapositive successive, non è nemmeno facile dedurlo, però diciamo che con un valore di amplificazioni da 35 a 40 è verosimile che il soggetto non sia più infettivo, perché questo è un aspetto molto importante che spesso e volentieri ci porta a essere fuorviati nella valutazione del risultato delle tecniche di biologia molecolare, cioè trovare del materiale genetico del virus non vuol dire trovare il virus intero, vuol dire semplicemente trovare il suo materiale genetico. Quindi ci sono alcuni soggetti che, ad esempio, hanno risolto completamente la patologia, non sono più infettivi, non sono più infettati, ma semplicemente hanno quello che si chiama uno shedding, cioè una espulsione, una emanazione prolungata di materiale genetico virale non più infettante, che in genere, come vi dicevo, si colloca da 35 a 45 per quanto riguarda il valore del cycle threshold. Un altro aspetto estremamente importante che è da tenere in considerazione, soprattutto quando si confrontano i dati della letteratura scientifica, è che non c'è un gene uguale all'altro, ma non c'è nemmeno un metodo uguale all'altro. Per cui confrontare i cicli di amplificazione ottenuti con un metodo commerciale con quelli di un altro è estremamente fuorviante. Guardate ad esempio, questo è stato un bellissimo studio che ha messo a confronto sette differenti tecniche di diagnostica molecolare, e come vedete esistono dei bias, confrontando ad esempio questo metodo D con il metodo C, che sono fino a 10 cicli di amplificazione. Per cui ovviamente è estremamente importante, non solo per il monitoraggio longitudinale del paziente, utilizzare la stessa metodica, ma anche tenere in considerazione che quando si leggono gli articoli scientifici ci viene data un'informazione riguardo al CT, questo CT vale solo ed esclusivamente per l'articolo scientifico con cui questo metodo è stato fatto, oppure si può fare una
possiamo dire una traslazione mutatis mutandis, con un articolo scientifico in cui si è utilizzato lo stesso target genetico e lo stesso metodo. Altrimenti, come vedete, si rischia di fare dei grossi errori in termini di interpretazione quando si tendono a confrontare due metodi sostanzialmente differenti. Lo screening dei soggetti asintomatici. Due parole su questo ambito. Ad oggi non è ancora provato che lo screening dei soggetti asintomatici sia una prassi del tutto cost effective, perché esistono, come vedete, tutta una serie di drawbacks, cioè tutta una serie di problemi che possono insorgere. Cioè, riservare in un mondo che ha tutt'oggi risorse estremamente limitate per la diagnostica, riservare diagnosi a soggetti totalmente asintomatici che non abbiano avuto, ad esempio, nessun contatto o non siano a rischio di essere esposti, vuol dire portare via in questo momento opportunità diagnostiche a soggetti sintomatici o al contact tracing, che sappiamo è di fondamentale importanza per gestire la diffusione di questo virus. Poi si può arrivare, come vi dicevo prima, all'isolamento di soggetti che non sono infettivi, perché se hanno una carica virale estremamente bassa e soprattutto non sono infettanti, rischiamo di isolare per 15, 20, 30, 40 giorni dei soggetti che non hanno nessun bisogno di essere isolati, con delle conseguenze economiche, sociali o cliniche che sono estremamente devastanti, così come le conseguenze legate al distress fisiologico, perché ce lo insegnano i nostri colleghi psicologi e psichiatri, le conseguenze dell'isolamento, della quarantena, del lockdown ce le porteremo dietro per anni, soprattutto nelle generazioni più giovani. E poi, come vedete, c'è anche il rischio che qualcuno venga, ed è successo, venga addirittura trattato in maniera totalmente inopinata, cioè un soggetto che è asintomatico e gli venga, ed è successo, gli venga somministrata una terapia anticoagulante per prevenire le conseguenze a lungo termine del Covid, ed è successo, con tutte, come voi potete immaginare, conseguenze cliniche devastanti che ha dare un farmaco anticoagulante a un soggetto che non ne ha assolutamente bisogno. Vado veloce, le tecniche molecolari, come vedete, sono molteplici, ce ne sono moltissime. Quello che sappiamo ad oggi è che comunque l'RT-PCR rappresenta a tutti gli effetti la tecnica di riferimento, perché purtroppo i tecnici, le tecniche che ci sono in circolazione, soprattutto le tecniche rapide, hanno delle performance che sono estremamente variabili. Vi faccio vedere, ad esempio, solo in questa diapositiva hanno messo a confronto delle tecniche, queste sono tutte tecniche commerciali, una tecnica di RT-PCR normale con un metodo rapido, poi vi faccio vedere brevemente il discorso dei metodi rapidi. Ebbene, come vedete, il limit of detection è estremamente variabile, si passa addirittura da 50 volte di differenza tra una tecnica di riferimento standard, ad esempio senza fare pubblicità, ma banalmente questa è la tecnica che noi utilizziamo a Verona per la diagnostica rutinaria, questa è una tecnica rapida e, come vedete, la sensibilità in questo caso di rilevamento del patogeno è molto diversa. Da 10 di limit of detection si arriva fino a 511. Le conseguenze cliniche sono più che intuibili, perché ovviamente qualora si utilizzino delle tecniche molto sensibili, la sensibilità diagnostica può essere, come vedete in questo caso, del 100%, qualora invece si utilizzino delle tecniche che hanno un limit of detection molto più alto, vedete, tra queste due tecniche la differenza è di un fattore 10, la sensibilità diventa dal 100% al 70%. Quindi bisogna essere molto consapevoli quando si utilizza un metodo che la sensibilità diagnostica dipende moltissimo dalla sensibilità analitica. E questo ce lo dicono anche i dati della letteratura. Vado brevemente a farvi vedere i metodi rapidi. Come vedete, i metodi rapidi hanno una sensibilità che è del 95% globalmente, con una specificità del 98,8%, ma vedete come differiscono l'uno dall'altro. Quindi, a seconda del metodo che si utilizza, bisogna essere consapevoli che si rischia di incorrere in un numero variabile di falsi negativi. Brevemente, perché questo succede? Lo vedete riportato in questa cinetica di diffusione. Questa è la carica virale. Come sappiamo, la carica virale comincia a diventare particolarmente rilevabile e quindi, in questo caso, il soggetto è particolarmente infettante qui. Il picco, ovviamente, dell'infezione è quando il soggetto diventa sintomatico, quindi in genere 5 giorni dopo che il soggetto ha avuto la comparsa dei sintomi. Però, come vedete, in questa fase della patologia il soggetto potrebbe essere già di per sé positivo ad una carica virale molto bassa, ma non essere rilevabile, perché è sotto il limit of detection del metodo. Ovviamente questa fascia si estenderà tanto più
quanto inferiore sarà il limit of detection, il limite di rilevamento del metodo. Quindi minore sarà la capacità del metodo di rilevare particelle virali, tanto maggiore sarà la probabilità di avere falsi negativi all'inizio del contagio. Così come lo stesso discorso si applica alla fase terminale, cioè quando c'è il viral shedding prolungato del soggetto, cioè tanto minore sarà la sensibilità analitica, in questo caso del metodo, tanto maggiore sarà la possibilità ovviamente di avere dei falsi negativi. Tenete presente che per alcune tecniche, soprattutto quelle rapide, il rischio di avere dei falsi negativi all'inizio della comparsa dei sintomi può arrivare fino al 50% e può estendersi lo stesso fino al 50% al termine della carica virale all'interno del soggetto. Questo che cosa ci dice di fatto? Ci dice che se con un prelievo, con una semplice collection, con una semplice raccolta di campione biologico, abbiamo una sensibilità media dell'86%, se ne facciamo due arriviamo al 93% e man mano che aumentiamo il numero di campionamenti, quindi il numero di test, arriviamo sempre di più a una sensibilità prossima al 100%. Tenete presente che si sale sopra il 99% di sensibilità diagnostica solo dopo 4 tamponi. Ora non entro nel merito, ma sapete che ad oggi il materiale di riferimento è ancora il tampone nasofaringeo, si sta affacciando l'ipotesi, se volete poi ne parleremo in discussione, il discorso della saliva, non è ancora stato validato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, mentre invece le indicazioni che ci vengono dal CDC, queste sono, faccio vedere brevemente, queste sono le ultime indicazioni, l'ultimo update del CDC del 26 febbraio 2021, come vedete hanno aggiunto la saliva. Ecco, considerate che però l'Organizzazione Mondiale della Sanità non ha ancora incluso la saliva come materiale utile per la diagnostica e soprattutto anche in Italia l'Istituto Superiore di Sanità non ha ancora validato l'utilizzo della saliva. Quindi di fatto, oggi come oggi, l'utilizzo del tampone nasofaringeo rappresenta ancora il gold standard anche in Italia. Vado brevemente a concludere perché mi accorgo che il tempo purtroppo sta andando veloce, non mi soffermo troppo sui test antigenici, casomai ne parleremo in discussione, mentre volevo andare brevemente sul discorso relativo alla sierologia. Sfattiamo subito un mito. Per quanto riguarda il discorso della sierologia, va detto, questo è fondamentale, la sierologia non deve essere mai intesa come tecnica per fare diagnosi di SARS-CoV-2. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo la IFCC, secondo le linee guida del Ministero dell'Istituto Superiore della Sanità, la sierologia non serve per fare diagnosi, ma serve solo per monitorare se c'è stata una risposta immunitaria al virus o al suo surrogato. Qual è il suo surrogato? Ovviamente al vaccino. Quindi la sierologia va utilizzata solo ed esclusivamente a questo scopo. Vedete, noi abbiamo pubblicato recentemente questo documento come task force della IFCC, in cui abbiamo detto che la sierologia ha significato, può avere significato solamente come utilizzo in aggiunta al test molecolare, cioè il test non si prescinde dal test molecolare, 14 giorni dopo che sono comparsi i sintomi, cioè quando nel famoso periodo finestra di cui vi parlavo prima, in cui il test molecolare rischia di diventare negativo perché siamo sotto il limit of detection del metodo molecolare. Allora in questo caso sì, utilizzare un test sierologico potrebbe essere utile per capire se il soggetto è entrato in contatto con il virus. Oppure potrebbe diventare utile quando? Nei soggetti in cui il test molecolare continua a diventare negativo. Avete visto che ci sono dei soggetti in cui può servire addirittura arrivare a 6 tamponi per arrivare a un 100% di sensibilità. Ci sono dei soggetti in cui o perché il tampone viene fatto male o perché c'è una variante o per altri motivi, allora in questo caso si può pensare a utilizzare come surrogato, ma sempre solo come surrogato, il test sierologico. Ebbene, ultime tre diapositive sull'utilizzo della sierologia per la risposta dei vaccini. Io non devo sicuramente insegnarvi nulla sui vaccini, perché anzi siete voi forse che potreste essere maestri al sottoscritto per quanto riguarda l'utilizzo dei vaccini, e non solamente per SARS-CoV-2, ma per tutte le patologie infettive. Oggi come oggi sappiamo che i vaccini che sono stati commercializzati, che sono stati approvati a varie latitudini, non solamente dall'EMA o dal
dall'FDA, ma anche da altri enti che autorizzano l'utilizzo dei farmaci, sono fondamentalmente di quattro categorie. Ci sono quelli basati su acidi nucleici, sono quelli basati sui vettori virali, sono quelli basati sul virus inattivato o inattivato, e sono quelli, recentemente proprio l'EMA ha approvato il primo, sono quelli basati sull'utilizzo di materiale proteico del virus. Oggi in Italia i vaccini licenziati per l'utilizzo sono fondamentalmente quattro, cioè sono due a mRNA, conoscete meglio di me, cioè quelli prodotti da Pfizer e Moderna, e sono i due vaccini basati su adenovirus, che sono il vaccino prodotto da AstraZeneca e il vaccino prodotto dalla Johnson & Johnson. C'è un quinto vaccino che gira in Italia, parlo in Italia come territorio, che è il vaccino Sputnik, che viene somministrato in questo momento a San Marino, che comunque fa parte, è un enclave che fa parte del territorio nazionale. Brevemente vi faccio vedere alcuni dati che noi abbiamo. Allora, efficienza dei vaccini. Questo è un articolo che è uscito su New England Journal of Medicine, che come vedete rappresenta di fatto la nostra Bibbia. L'efficienza è estremamente alta per quanto riguarda i vaccini, ma non è uguale per tutti. E soprattutto quando si parla di efficienza, bisogna imparare a conoscere che l'efficienza va fondamentalmente suddivisa in due categorie. Efficienza per prevenire l'infezione, efficienza per prevenire lo sviluppo di malattia. Come vedete, l'efficienza per prevenire lo sviluppo di malattia è elevatissima per tutti i vaccini. Vedete, questi sono i principali che vengono, i cinque di cui vi ho parlato di fatto fino ad adesso, cioè i due ad mRNA, i due ad adenovirus che vengono utilizzati in Italia e quello che viene utilizzato a San Marino. E come vedete, l'efficienza per prevenire la forma severa di malattia varia dall'85 al 100%. Diverso è la loro efficienza per quanto riguarda la prevenzione dell'infezione, perché come vedete è più bassa e non raggiunge mai il 100%. Che cosa vuol dire quindi? Vuol dire che, e questo è da averlo bene presente, che se io mi vaccino ho la certezza, almeno direi la quasi certezza, che questi vaccini siano efficienti per prevenirmi la forma grave di malattia, a meno che, e vedremo poi, ci sono determinate eccezioni, a meno che il vaccino non faccia, non sia efficace per determinate condizioni che poi vedremo, ma questo non mi garantisce da non prendermi l'infezione. E questo è particolarmente importante, perché io mi posso prendere l'infezione, posso rimanere totalmente asintomatico, ma posso trasmetterla a un soggetto che non è vaccinato, scatenandogli la patologia. Noi abbiamo già fatto degli studi, come vedete, sulla risposta anticorpale in seguito al vaccino. Questo è uno studio in cui abbiamo di fatto dosato tutti gli anticorpi che potevamo dosare, cioè gli anticorpi totali, le IgG anti S1, S2, le IgG anti receptor binding domain. Come vedete, la risposta grosso modo è la stessa. Questa è la risposta dopo, ovviamente questi erano soggetti sieronegativi, questa è la risposta dopo la prima dose, e vedete, è estremamente importante far notare questo aspetto, cioè dalla prima alla seconda dose c'è stata un'attenuazione della curva di crescita, che vuol dire che la seconda dose si è resa necessaria nei soggetti che erano sieronegativi di base per ottenere questa risposta aggiuntiva. E vedete, in parte la stessa cosa l'abbiamo vista anche con le IgA. Perché vi faccio vedere le IgA? Perché le IgA sono quelle... insieme alle IgG sono quelle immunoglobuline secretorie che stanno alla superficie delle mucose, che sono quelle che di fatto ci dovrebbero garantire non di non ammalarci, ma di non prendere il virus, perché essendo alla superficie delle mucose dovrebbero essere teoricamente in grado di neutralizzare immediatamente il virus quando questo viene in contatto con il nostro organismo. Per quello abbiamo dosato le IgA. Come vedete, anche in questo caso, le IgA dopo la somministrazione della prima dose tendevano a calare, mentre la seconda dose ha riportato leggermente in alto il livello, ma l'ha mantenuto costante. Quindi da qui l'importanza, secondo noi, almeno secondo i dati che abbiamo prodotto, di somministrare entrambe le dosi di vaccino alla popolazione, e non solamente la prima dose, perché la prima dose probabilmente è efficace a prevenire la malattia, ma quello che previene il contagio è verosimilmente la somministrazione della seconda dose. Un altro aspetto estremamente importante, e mi avvio velocemente alla conclusione, è che esiste una risposta estremamente diversificata tra i soggetti sieropositivi e sieronegativi di partenza. Vedete, questi evidenziati con la colonnina blu sono i soggetti sieropositivi di partenza. Vedete, prima della somministrazione del vaccino, in questo punto, avevano già ovviamente un titolo anticorpale. Dopo la somministrazione della prima dose sono saliti a questo livello, ma vedete che la seconda dose di vaccino non ha fatto praticamente nulla.
Questo è il cluster degli stessi soggetti a cui è stata somministrata la seconda dose di vaccino ad mRNA e non è successo più nulla. E in questo caso, allora, mentre questi, vedete, questa è la popolazione sieronegativa, in cui, come c'era da aspettarsi, c'è stata la prima risposta e la seconda risposta. Quindi questi dati sembrerebbero confermare quanto ormai si va consolidando nella letteratura scientifica e nella convinzione delle strutture sanitarie, cioè che la seconda dose è fondamentale per i soggetti sieronegativi, mentre potrebbe essere non necessaria o potrebbe essere ritardata per i soggetti sieropositivi. L'altra cosa importante che abbiamo visto in questo studio è che la risposta anticorpale è correlata all'età, cioè rispondono meglio i soggetti più giovani, ed è correlata anche al sesso, cioè rispondono meglio i soggetti di sesso maschile. Questo non per quanto riguarda i sieronegativi, questo non è vero per i sieropositivi, che rispondono tutti allo stesso modo, mentre la risposta dei sieropositivi è correlata dal titolo di base degli anticorpi. Quindi, ovviamente, questo ci fa riflettere sul fatto che prima di fare una vaccinazione sarebbe utile ottenere una sierologia di base, tanto che ci siamo spinti con il professor Plebani e con un amico americano a fare alcune considerazioni sulla necessità di fare una sierologia nei pazienti che vengono sottoposti a vaccino, perché oggi come oggi sappiamo che potrebbe essere utile valutare la sierologia nei soggetti di sesso maschile, perché rispondono di meno, nei soggetti in età avanzata, nei soggetti con alto body mass index, perché rispondono di meno, nei soggetti in terapia immunosoppressiva. La terapia immunosoppressiva può attenuare dal 50 al 75% la risposta anticorpale. Nei soggetti con neoplasie, nel caso stiano facendo ancora neoplasie terapia anticancro, soprattutto se hanno delle neoplasie ematologiche, nei soggetti con alterazione della funzione renale o in dialisi, e soprattutto nelle aree dove siano apparse le nuove varianti. Perché? Perché come vedete in questa diapositiva, le varianti riducono la capacità di neutralizzazione anticorpale. Questo, badate bene, questo è in vitro, eh? Questi sono tutti dati in vitro. Noi non sappiamo cosa succede in vivo, ancora oggi come oggi, perché di fatto la riduzione della risposta immunitaria, come sappiamo, è di due tipi. Cioè abbiamo una risposta immunitaria anticorpale, ma abbiamo anche una risposta immunitaria cellulo-mediata, abbiamo una risposta immunitaria con memoria. Per cui quello che sappiamo è che le diverse varianti, vedete, le identifichiamo con i termini della variante, ma soprattutto è più semplice ricordarla mnemonicamente con i termini della sua origine, la variante inglese, la variante sudafricana, la variante brasiliana, la variante indiana o la variante californiana, si caratterizzano per avere una capacità di essere attenuate, di essere neutralizzate di meno dagli anticorpi, ma noi non sappiamo quello che succede con l'immunità cellulo-mediata. Per cui, di fatto, quello che oggi sappiamo è che verosimilmente questi soggetti hanno degli anticorpi, il soggetto che viene infettato da queste varianti ha degli anticorpi che funzionano di meno, il che ci può portare a riflettere però sul fatto che nelle zone a particolarmente larga diffusione delle varianti che rispondono meno alla capacità neutralizzante, quindi soprattutto la sudafricana, la brasiliana, l'indiana, un richiamo ravvicinato, cioè la fatidica terza dose ravvicinata, potrebbe essere anche particolarmente indicata. Io credo di aver sforato, per cui mi fermerei qui. Giuseppe, grazie di cuore di questa tua bellissima conferenza, di questo tuo bellissimo seminario, che credo abbia avuto un doppio pregio, perlomeno per quel che vi riguarda, cioè quello di aver avuto uno excursus abbastanza completo. In genere, quando gli excursus sono molto completi, si dice che sono un po' superficiali. Invece il tuo merito è stato quello non solo di fare l'excursus il più completo possibile dalla biologia, dalla biochimica, dalla struttura tridimensionale di qualche proteina fino agli aspetti clinici e a quelli addirittura di prevenzione da vaccino, e nello stesso tempo sono stati anche molto approfonditi, che fanno riflettere, però dando luogo anche a parecchie volontà di chiederti ulteriori dettagli, che credo potrà avvenire tra qualche istante. Grazie ancora di cuore di questa bellissima relazione, di cui io perlomeno, ma credo tutti, siamo stati altamente soddisfatti.
Allora, io volevo forse rompere un po' il ghiaccio, anche se il ghiaccio non ce ne sta, perché siamo tutti abbastanza calorosi oggi, e poi diamo la parola ai vari intervenuti, ma volevo chiederti un paio di cose, ce n'ho tante, ma volevo chiederti un paio di cose, anche perché attengono ad alcune idee progettuali che stiamo in corso di svolgimento qui nella nostra, nel mio gruppo di ricerca. Ora, volevo dirti, questa dalla struttura abbastanza grande di questo virus RNA, che sono 30.000 coppie di basi, è vero, cioè di, scusami, il singolo filamento, quindi ho detto una sciocchezza, ma insomma da questo lungo filamento a 30 di basi, noi sono stati nel mondo trovate alcune specifiche mutazioni che vengono chiamate con che nomi localistici, regionalistici, che tu hai detto bene, che riguardano anche specifiche mutazioni. Ora, non sarebbe, e questo naturalmente dipende anche dalle tecniche che noi usiamo in genere nel sequenziamento, e la maggioranza di quell'enorme numero di sequenze che sono fatte con sequenziamenti che hanno 400-500 basi al massimo per ogni pezzetto di RNA. Ora, io credo che farlo su lunghe sequenze, per esempio addirittura su tutti e 30.000, abbia un maggior valore diagnostico, perché permette di vedere come se fosse un'aplotipizzazione di questo virus e quindi di poter comprendere veramente l'insieme delle mutazioni, che tu l'hai detto a un certo punto nella parte iniziale, l'insieme di queste mutazioni, come possono coreagire tra di loro nel senso di avere severità diverse, non solo di infezione, ma anche forse di patologie tra quelle più note, dalla polmonare alle altre più sistemiche. Primo. Secondo, la replicazione con l'RNA e l'RNA polimerasi naturalmente si basa anche su precostituzioni di segmenti di RNA, per quello che io so, e dimmi se questo è vero o non è vero, che permettono di poter distinguere certi tipi di segmenti di RNA che sono più favorevoli alla RNA polimerasi dipendente, che dipende dalla cellula ovviamente in cui sta emesso, in cui il virus si adagia e si replica, rispetto a quello che può essere invece altri pezzi che derivano, e tu anche l'hai accennato a un certo punto, pezzetti di spezzettamento del virus che non ci fanno capire se il virus poi là è vitale o non è vitale. Quindi noi non lo sappiamo mai, lo sappiamo poi dalla clinica purtroppo, un po' tardi, ma non lo sappiamo precisamente o perlomeno non lo sappiamo con completezza neanche dalla diagnostica molecolare. Ecco, volevo sapere un po' il tuo... Perché questo permetterebbe, se si facesse su lunghe traiettorie di sequenza, permetterebbe di capire quali tipi di segmenti di RNA sono presenti nell'uno o nell'altro paziente addirittura, e quindi ci permetterebbe, se i costi fossero bassi e se il tempo fosse sufficiente, che non è attualmente, ci permetterebbe di vedere meglio se il virus sta in fase di moltiplicazione attiva o addirittura sta in fase di quiescenza o di degradazione, no? Primo punto, che credo sia molto importante, perlomeno alla mia idea, ma vorrei essere anche sconfessato da te se così è. La seconda domanda è che quel paragone, tu l'hai detto molto bene in alcuni punti, ma in altri punti rimane il problema dell'età. Io credo che l'età è un grossissimo falso clinico, perché la multimorbidità, e tu l'hai detto, e hai fatto anche vedere in qualcuna delle ultime diapositive proprio, che c'è un paragone, e l'hai fatto vedere in quella bellissima diapositiva, non mi ricordo se era l'articolo su diagnostico o altro, che fa vedere le malattie croniche degenerative che uno ha. Con l'età aumentano le malattie croniche degenerative, ma non è perché aumenta l'età si hanno le malattie croniche degenerative. Allora, invece di stare a valutare l'età dei pazienti, noi dovremmo valutare da medici, a parte il sistema che dice l'Istituto Superiore di Sanità o altri organi regolatori, con tutto il rispetto, perché non c'è altro, dovremmo vedere la multimorbidità e dovremmo vedere quella bellissima slide che hai fatto vedere tu del percento
dell'associazione tra virus, tra severità del virus e, se ho capito bene, è la multimorbidità piuttosto che la semplice età, che ha fatto avvenire una cosa molto brutta, scusami, io sono brutale in alcuni dei miei concetti, ha fatto avvenire la guerra civile in tutto il mondo tra i più giovani e i più anziani, chi badava all'economia e chi badava alla malattia, il che è una vergogna per tutto il mondo, non solo per l'Italia, ma vergogna perché abbiamo considerato di fare un nazismo contro i vecchi o contro i poveri. Scusami se questo porta nel campo della sociologia, ma questa è la verità. Perdonami, grazie della tua, ancora una volta, della tua conferenza. Ma guarda, ecco, poi diamo la parola agli altri. Comincio. La mano alzata del professor Guarino, un pediatra infettivologo di grande valore qui della nostra università, e dopo gli darò la parola. Prego, rispondi. Comincio dalla seconda domanda, che è la più semplice. Sono sfondi una porta aperta. Assolutamente. I ragazzi che noi abbiamo ricoverato, che abbiamo tuttora, perché in questo momento, come ti dicevo prima, noi abbiamo 8 persone in questo momento in terapia intensiva, ce ne sono 2 sotto i 50 anni e sono polipatologici. Quindi sono assolutamente d'accordo, è la patologia che determina la severità e non è certo l'anziano, perché un anziano in salute sicuramente corre molto meno rischi rispetto a un giovane malato, su questo non c'è ombra di dubbio. Semplicemente il Studio Superiore della Sanità fa le sue statistiche, come tu sai bene e come tu stesso giustamente hai sottolineato, quando uno arriva a 90 anni è più probabile che abbia avuto patologie, cancro e via dicendo eccetera, rispetto a uno che ne ha 5. Quindi è semplicemente un aspetto statistico, se vogliamo definire le solite aberrazioni della statistica, no? Quando a me piacciono molto le multivariate, quando io faccio gli articoli scientifici faccio sempre le multivariate, perché le multivariate mi correggono, sennò rischi di fare delle deduzioni che spesso e volentieri ti portano fuori strada. Quindi discorso dell'età assolutamente sì, discorso del sequenziamento io credo che sia la chiave, perché ho fatto vedere ma provocatoriamente quell'articolo io ricordo quando a marzo-aprile dell'anno scorso con mia moglie guardavo la televisione allibito e continuavo a sentire eminenti virologi che dicevano questo virus non muta, questo virus non muta, questo virus non muta. Poi venivo qui la mattina a lavorare, mi trovavo con l'amico direttore della microbiologia qui e tutti e due continuavamo a dire ma come fa a non mutare un virus che è lungo 29.000 basi? Cioè è impossibile che non muti e ha un RNA polimerase, poi tra l'altro che non è neanche tutta perfetta. Quindi chiaramente muta questo virus, come vi ho fatto vedere. E il sequenziamento è la chiave, perché sicuramente sequenziare il virus è un errore che è stato fatto, in parte un po' sottovalutato, e quindi sposo assolutamente la tesi, ci mancherebbe, la tesi che hai detto tu, è che continuare a focalizzarsi a sequenziare la spike non ci dà il quadro completo del virus, perché è vero che le mutazioni della spike cambiano la capacità del virus di attaccarsi ai recettori cellulari, ma quello che fa il virus dentro la cellula non lo fa lo spike, la fanno le altre proteine accessorie. Ad esempio è stato dimostrato che la ORF6, che è uno dei geni che sono contenuti all'interno, produce una proteina che ancora non si è capito bene che cosa faccia, ma che inibisce l'interferon gamma, e che è fondamentale perché l'interferon gamma è la prima risposta che noi mettiamo in atto contro i virus. Per cui polimorfismi in questa proteina che possono potenziare o depotenziare la capacità del virus di stimolare la secrezione di interferon gamma fanno una differenza abissale. E quando, a me dispiace dirlo, però insomma, quando 10 mesi fa continuavamo a dire guardate che in Lombardia sta succedendo qualcosa di strano, che non si spiega, io non voglio entrare nella polemica di che cosa è successo eccetera, però non si spiega solo con l'organizzazione della struttura sanitaria, non si spiega solo con i pazienti più fragili, i pazienti più anziani, via dicendo. Alla fine è saltata fuori la mutazione 614. Guarda caso, è la prima che è arrivata in Italia e ha colpito dove? Ha colpito la Lombardia e ha fatto una strage alla mutazione 614, che poi si è visto che aveva un 50% in più di capacità di replicarsi all'interno del genoma delle cellule dell'ospite. Quindi è evidente che se noi ci lasciamo perdere, lasciamo scappare questa parte, è una follia. Certo è che, e con questo concludo con un aspetto terribilmente provocatorio, io spero che qualcuno a Roma le abbia capite queste cose.
Perché quando noi abbiamo cominciato ad affrontare questa pandemia, io mi sono trovato con il mio laboratorio che ha mandato giù delle persone alla microbiologia perché era rimasta senza personale, perché continua i tagli alla sanità, ed ecco i tagli alla sanità, il blocco delle assunzioni, il blocco delle sostituzioni, il blocco del turnover, il blocco delle apparecchiature, ci siamo trovati che non eravamo preparati. Quindi è evidente che io non dico che bisogna sequenziare ogni singolo tampone che viene fatto, ma bisogna mettere i laboratori clinici in condizione di avere l'expertise e la strumentazione per poter fare questo tipo di indagini. Certo. No, io te lo dicevo perché sto usando il Nanopore, che è la terza generazione, che fa sequenze molto lunghe, quindi spero di arrivarci prima o poi. Grazie infinite. Do la parola al professore Guarino, che aveva alzato la manina e credo che ce l'abbia forse ancora aperta. Ok? Prego, devi aprire il microfono. Sì, eccoci qui. Intanto ringrazio il professor Lippi per questo webinar che è stato assolutamente affascinante. Volevo un suo commento su due punti. Uno è la minore gravità del Covid-19 nei bambini, che è una cosa che colpisce ancora molto noi pediatri. Io ho avuto oltre 200 ricoverati, ma pochissimi casi veramente gravi. Abbiamo moltissime comorbidità anche in pediatria, ma anche lì non c'è una, come dire, una clinica molto diversa tra le comorbidità, lo è un poco, ma non a livello degli adulti, forse con l'eccezione della obesità. I bambini obesi sono effettivamente parecchio più gravi. Seconda rapidissima domanda è: qual è l'uso o le prospettive della metabolomica? Entriamo nel campo della biochimica clinica, del laboratorio, soprattutto per quello che riguarda la contagiosità e la predizione di evoluzioni severe. Per esempio in pediatria abbiamo la sindrome multinfiammatoria, che è una cosa tipicamente pediatrica. Possiamo usare dei marcatori, degli anticipatori, e la metabolomica offre qualcosa? Grazie. Allora, la risposta alla prima domanda è presuntiva. Purtroppo, ripeto, non certezze. Io mi guardo bene dall'andare, non rilascio più interviste ai giornali, alla televisione, eccetera, perché non voglio dire una cosa oggi che poi viene smentita completamente domani, e ne è piena la televisione di gente, di Cassandre, che dicevano: se riapriamo ad aprile, a giugno ci sarà lo sterminio, e ieri c'erano 1700 contagiati e 53 morti. Quindi, ripeto, andare in televisione a fare affermazioni categoriche in un senso e nell'altro è sempre terribilmente rischioso. Per quanto riguarda i bambini, i meccanismi che sono stati chiamati in causa per giustificare questa, sicuramente si è visto in tutto il mondo, ridotta, chiamiamola così, non virulenza, perché in realtà il virus è virulento nei bambini come nell'adulto, cioè il bambino viene contagiato, non è che venga contagiato di meno rispetto all'adulto, però è meno patogeno, e questa minor patogenicità in parte è stata imputata al recettore ACE2, cioè sembra che i bambini abbiano una minor espressione di recettore ACE2, soprattutto negli organi bersaglio, e questo spiegherebbe perché il virus fa un po' più fatica ad aggredire altri organi che non sia, ad esempio, il nasofaringe o il polmone. E il secondo aspetto, che è quello che è stato iperenfatizzato da qualcuno e sul quale, secondo me, c'è molto da fare, è il discorso dell'ADA, cioè l'antibody dependent enhancement, cioè il fatto che soggetti che abbiano già degli anticorpi anti-coronavirus, non necessariamente SARS-CoV-2, ma qualsiasi tipo di coronavirus, appena riconoscono il nuovo antigene, innescano questo meccanismo perverso per cui creano un complesso antigene-anticorpo, vengono captati dalle cellule monocito-macrofagiche e scatenano quello che si chiama poi la tempesta citochimica, cioè la famosa cytokine storm. E questo naturalmente è direttamente proporzionale all'età, perché soggetti in età avanzata che hanno avuto più contatti con più coronavirus hanno sicuramente più anticorpi che riconoscono questi antigeni virali rispetto a soggetti più giovani che invece hanno avuto meno contatti con coronavirus, e quindi di fatto hanno meno probabilità di incorrere verso queste forme particolarmente aggressive. E queste sono, però, ripeto, siamo sempre nel campo delle ipotesi, perché certezze ovviamente non ne abbiamo. Sul discorso della metabolomica stanno uscendo degli studi, sono stati terribilmente utili sia per identificare alcuni predittori che oggi abbiamo
diamo la possibilità anche poi di dosare abbastanza facilmente in laboratorio. Cioè noi sappiamo, oggi esiste nel mio laboratorio, ad esempio, la prima cosa che ho fatto d'accordo con i clinici è quella di mettere appunto un pannello di esami che abbiamo chiamato COVID, che è un pannello di esami in ingresso per il paziente che viene ricoverato in un reparto COVID, il quale fa periodicamente ferritina, proteina C-reattiva, procalcitonina, interleuchina 6 e via dicendo. Cioè tutta una serie di marcatori flogistici che ci danno una buona approssimazione, perché ricordiamo che oggi, grazie anche all'intelligenza artificiale, ci sono dei programmi che consentono di avere una stima che va dal 90 al 95% di accuratezza sulla predittività verso l'evoluzione, verso le forme più catastrofiche della patologia, estremamente importanti. Certo è che ci sta ancora scappando qualcosa, su questo non c'è ombra di dubbio, perché questa è una patologia, come vi ho detto, relativamente nuova, perché se magari avessimo speso qualche risorsa in più a studiare la SARS, forse oggi ci troveremo meno impreparati, però di fatto è una patologia nuova, per cui gli studi di metabolomica sicuramente ci dicono che cosa succede dentro la cellula, perché io ne parlo sempre quando mi capita di parlare con i clinici. Noi abbiamo ricoverato due fratelli identici, perché non erano gemelli monovulari, ma erano due fratelli biovulari. Uno è finito in terapia intensiva, l'altro era a casa asintomatico. E questo è ovviamente qualche cosa che in questo momento a noi ci scappa. Cioè, ovviamente il virus quello era, perché se lo sono presi tutti e due, quindi non si può parlare di una variante diversa. Sicuramente c'è qualcosa di biologico che in questo momento noi ancora non abbiamo decifrato. Grazie. Grazie. Ok, grazie. Basta. Scusami, non avevo spento il... No problem. Sono stati individuati, dice questo interrogante, sono stati individuati potenziali predittori biochimici legati al peggioramento della malattia. Già un po' si è discusso, dicevo, ma se tu puoi ripetere qualche cosa essenziale, grazie. Sì, sicuramente sono, almeno per quanto ci riguarda, sono di tre categorie. Sono quelli che ci consentono di capire la risposta flogistica, quindi proteina C-reattiva, procalcitonina, interleuchina 6, qualcuno ha messo dentro anche la VES. La linfopenia, perché ovviamente questo correla con la capacità della risposta dell'organismo contro il virus. E il terzo aspetto è l'aspetto coagulativo, cioè il didimero. Il didimero è estremamente predittivo, perché tanto più alto è il didimero, tanto più probabile che il soggetto abbia trombosi, soprattutto a livello polmonare. Quindi, come si diceva prima, la terapia, ad esempio, ventilatoria in questi soggetti purtroppo diventa veramente poco efficace. Io ho una mia cara amica, purtroppo è stata ricoverata con embolia polmonare bilaterale e ha rischiato veramente grossissimo. Ancora Troise, F. Troise c'ha la manina alzata. Prego. Sì, volevo sapere se ci sono delle ipotesi in merito alla trombocitopenia oppure trombosi venosa nell'utilizzo di vaccini, insomma, basati su adenovirus. Nel senso che la mia domanda vuole essere, il mondo scientifico si sta adoperando ai fini di capire qualcosa? Cioè, c'è... Sì, si è interrotto, ma ho capito la domanda comunque. Sì, no, allora, il meccanismo patogenetico è chiarissimo. Sono anticorpi anti-fattore piastrinico 4. Il fattore piastrinico 4 è un fattore che è espresso alla superficie delle piastrine e una volta che un anticorpo si attacca, lo attiva, le piastrine si attivano e scatenano delle trombosi. Questa cosa l'avevamo già vista, io mi occupo di emostasi da 30 anni. È la stessa cosa che succede di fatto con la trombocitopenia da eparina, esattamente la stessa cosa, cioè il meccanismo molecolare è esattamente lo stesso. Il problema che però non abbiamo capito, almeno allo stato attuale delle cose, e io non l'ho visto, se poi qualcuno magari l'ha trovato tanto meglio, però non si è ancora capito perché compaiono questi anticorpi, cioè perché in un soggetto compaiono gli anticorpi antipiastrine e in un soggetto non compaiono. Perché badate bene, io ho sentito dire da qualche esimio collega anche, facciamo lo screening trombofilico e così valutiamo se predisporre il paziente alla vaccinazione
vaccinazione con quelli ad adenovirus, cioè AstraZeneca, Johnson & Johnson, tanto per capirci, o se ad mRNA, perché il rischio di trombosi è più basso. Non è vero, non ha nessun senso questa cosa, perché quando si scatena una sindrome d'anticorpi anti-PF4 è come cadere dall'ottavo piano. Cadere dall'ottavo piano, che ci sia sotto l'erba o che ci sia sotto il cemento, erba vuol dire che non ho mutazioni trombofiliche, cemento vuol dire che magari ho un fattore quinto di Leiden. Non cambia assolutamente niente, io mi ammazzo. Quando compaiono gli anticorpi anti-PF4, il soggetto fa trombosi, indipendentemente dallo stato trombofilico di base. E quindi stiamo ancora veramente navigando nel buio con questo discorso. Io sinceramente non saprei che cosa aggiungere, perché mi sono opposto, per dire, in Sibioc, ad esempio, che venissero organizzati incontri su questo argomento, perché secondo me, dal mio punto di vista, ne sappiamo ancora troppo poco. Ancora una domanda, Lepore Maria Antonietta, prego. Buongiorno, senta, io sono stata operata per la seconda volta di CA mammario e ora dovrei fare il vaccino. Qual è il rischio grande che io a cui vado incontro? L'unico rischio che mi viene in mente è di non fare il vaccino. Ah, non lo devo fare? No, di no, l'unico rischio che lei può correre è se non fa il vaccino. Ah, no, io soprattutto perché, siccome 9 anni fa, la prima volta che sono stata operata di CA mammario, ho avuto la trombosi e ora sinceramente sono molto preoccupata. Ma come le ho detto, guardi, è quello che le avevo detto prima, cioè il meccanismo è totalmente indipendente, è legato alla produzione di anticorpi anti-fattore piastrinico 4. La trombosi non è venuta per questo motivo, è venuta per 100.000 altri motivi. Quindi i due fattori sono completamente slegati. Il fatto che uno abbia avuto comunque una trombosi pregressa non è un fattore né di rischio né tantomeno protettivo nei confronti della vaccinazione. Certo è che siccome questa cosa qui l'hanno vista con i due adenovirus, per non sapere né leggere né scrivere, uno potrebbe scegliere di fare i vaccini con l'mRNA. Però, quindi un Pfizer potrebbe andare bene? Sì, assolutamente sì. E il richiamo, quando sarebbe opportuno di farlo? Dopo 21 o più giorni? Mi fa una domanda a cui non voglio rispondere, non posso, non voglio. No, la prego, è una cosa direttamente personale. No, guardi, queste sono cose che vengono decise a livello di sanità locale, per cui io non voglio dire una cosa che poi... Io ho le mie idee, ma non... Come ho detto, ci sono... Mi fa piacere sapere la sua idea. Glielo dico personalmente, se mi manda una mail glielo scrivo. Sì, e se mi dice la sua mail, pelippi@univr.it, lo trova sull'Università di Verona. Va bene. Allora le mando una mail, sì, certo, direttamente, va bene? Grazie comunque. Prego, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, grazie. Quindi lo devo fare, in poche parole? Cioè, non vedo il motivo di non farlo. No, perché ho paura, questo è tutto. Guarda, avevo paura anch'io, però, cioè, secondo me... Lei quale ha fatto? Scusi, me lo posso... Non l'ho scelto, me l'hanno fatto. E quale ha fatto? Le risponderò personalmente, porti pazienza, okay. Questa è una discussione personale, non va bene, scusi, sì, possiamo, sì, portare 90 persone nella discussione. Va bene, personale. Va bene, grazie mille. Grazie ancora anche quest'ultima risposta, che riguarda un aspetto importantissimo di deontologia medica, di cui ti ringrazio anche per questo. E non credo che ci sia ancora, no, Troisi ha già parlato, non abbiamo altre domande, vero? Claudia De Lorenzo. Ah, Claudia De Lorenzo, prego Claudia. Salve, complimenti per la esposizione molto completa, mi ha fatto piacere sentire. Ho trovato molto interessante il dosaggio delle IgA, mi chiedevo se l'avevate fatto solo sieriche o anche su tamponi nasali. Bellissima domanda, purtroppo non siamo riusciti a far passare il comitato etico in tempo, per cui abbiamo dovuto farle solo sieriche. Ci abbiamo pensato dopo, abbiamo fatto un emendamento, ma ormai era troppo tardi. Però c'è chi le ha fatte, e chi le ha fatte ha visto che effettivamente, grosso modo, la risposta è più o meno come quella sierica, perché la correlazione tra quelle sieriche e quelle presenti alle mucose, tanto per intendersi, quindi salivari, piuttosto che oculari, eccetera, è dello 0,9, retta di correlazione. Quindi più o meno la cinetica è esattamente la stessa. Certo è che non sappiamo quanto durano, questo è...
Questo è il grosso problema. Che lei sappia, ci sono studi che parlano anche di carenze di IgA predisposizione alla patologia. Ne hanno pubblicati due, uno è un case report in cui hanno descritto un soggetto che ha avuto una forma più grave, però è un case report che va preso con le molle, ovviamente. Perché... Grazie. Prego. Ancora un'altra, Giuseppe, Luca Pierri. Domanda: il vaccino in età pediatrica potrebbe essere correlato ad un aumentato rischio di MIS C? Non ho la più pallida idea, non c'è nessun dato che dica una cosa, e... non lo so perché l'unico trial che è stato fatto, come sapete meglio di me, è quello della Pfizer, e adesso verrà sottomesso quello di Moderna dai 12 ai 17 anni, in cui non hanno avuto nessun effetto collaterale, però non lo so. Altre domande? Pare di no, e allora permettetemi di fare un ultimo ringraziamento, un ultimo saluto per oggi a Giuseppe Lippi, ringraziandolo veramente affettuosamente di questa sua bellissima conversazione con tutti noi. Grazie, perché era difficile poter trovare un esperto più di te in questo campo che così esaustivamente poteva prospettare le varie dinamiche, da quelle di biochimica, biologia, strutturistiche, fino a quelle più avanzate cliniche e di anche dell'aspetto cosiddetto vaccinale. Grazie ancora Giuseppe, molte grazie. A te, grazie Franco, grazie.